C'era una volta un uomo che amava il suo paese, l'Italia, e per l'Italia sacrificò anche la sua vita. Un grande uomo della storia contemporanea, che si chiamava Enrico Mattei, aveva un grande progetto, un progetto che in buona parte rimase un sogno senza risveglio di un paese libero. Questo sogno si infranse a Bascapè, in provincia di Pavia, il 27 ottobre 1962. E il comando di innesco della bomba doveva essere collegato con il comando di apertura del carrello. Bertuzzi ha trovato la sua mano con la mano ancora flossa dell'aereo. Dietro ad una apparente fatalità si nascondeva uno dei peggiori crimini della storia italiana del dopoguerra. Dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. La Valle Padana nascondeva un tesoro che doveva rimanere nelle mani degli italiani. Ha formato un gruppo che è arrivato sui 115-120 mila dipendenti. Poi dopo l'ha sfasciato tutto. L'ENI è andato alla catastrofe, vediamo i risultati di adesso. Non c'è più l'ENI di Mattei, è tutto privatizzato. Cioè, in Italia non esiste più niente di quello che ha lasciato mio zio. L'ENI oggi è diventata una società per azioni che non ha più niente di quella che doveva essere quella società che doveva fare impresa nell'interesse della comunità nazionale. Ci troviamo ad avere assieme un grande tentativo, che allora si diceva un sogno, ma non era un sogno, di riorganizzazione dell'industria energetica attorno al metano della Valle Padana soprattutto. Si parlò di petrolio, ma la cosa importante era il metano. Scoprì un enorme giacimento di gas metano a Caviaga e il petrolio a Corte Maggiore. Per il petrolio si muore, per il petrolio si uccide.